Questi Vangeli della Passione di Gesù mettono in rilievo questo destino di Gesù per la croce, per il tradimento, il quale non è un improvviso crollo del suo successo, della sua carriera, potremmo dire, di Messia. Perché fin dall'inizio dei 3 anni di predicazione Gesù viene rigettato, perseguitato, accusato, almeno 3 volte cercano di ucciderlo. È un continuo lottare contro forze avverse che non vogliono ascoltare la vera voce di Dio e si divide quindi la massa della gente, quello che si chiama la gente comune, che ha l'intuito della fede, il sensus fidei, si dice, della gente, che, per usare un'espressione antica, sente il profumo di Cristo, il profumo dell'unto del Signore. Non lo sente negli altri, ma lo sente in Lui. E questo crea dunque la volontà di farlo fuori, di ucciderlo, di eliminarlo. Questa carriera a rovescio di Gesù è quello che scandalizza molti, scandalizza la sua fragilità, la sua debolezza, la sua umanità, il suo non essere un vincitore, pur facendo lui miracoli grandi e vincendo le forze della natura, la morte, e la vittoria più grande però è quella di rimanere, per usare un termine del Salmo, puro dal grande peccato che è la superbia, l'orgoglio. Egli non passa mai il limite e Dio rimane umile nella sua forma di manifestazione umana, come umile Dio nel rimanere nascosto dietro la sua creazione senza comparire, come umile Dio accettando anche il gioco perverso delle volontà libere degli uomini. Questa umiltà di Dio per molti è scandalo, ma di fronte a quello che è la libertà di ciascuno di scegliere fra il bene e il male, quello che getta più scandalo, è inutile dirlo, è che dentro alla cerchia dei credenti ci sia un traditore. È scandaloso che i persecutori del Cristo siano alla fine gli uomini, noi diremmo, di chiesa, i sommi sacerdoti, gli scribi, i farisei, coloro che sanno di cose che dovrebbero essere le guide del popolo, invece vogliono impedire che la gente vada al Cristo e loro stessi non ci vanno, sancendo così la morte spirituale per se stessi, ma cercando che anche il popolo non raggiunga la vita. Scandalo nello scandalo e Giuda. In uno scritto di una mistica a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, Gesù dice: ho permesso che Giuda fosse uno dei 12 per darvi la misura che nella stessa proporzione avrete sempre un Giuda fra di voi. E questo vuol dire che all'interno della classe dei sacerdoti avremo sempre, abbiamo avuto e avremo sempre qualcuno che tradisce, e tradisce vuol dire che anziché aiutare a consegnare il Cristo alla gente perché la gente lo ami, cerca di ucciderlo nel cuore della gente,
o in altri modi. E questo scandalo nello scandalo è quello che uccide nel cuore della gente la fede, quel senso di fede dei semplici, di chi, senza stare troppo ad analizzare nel sottile quelli che sono i dogmi, le conoscenze, va dritto al cuore della faccenda, che è il bene e il male. Anche oggi così, l'esperienza personale è sempre invitata alla persona, ma mi trovavo a mangiare con vecchi amici e la persona che serviva a tavola, vedendo che era un sacerdote, ha come sentito il bisogno di dire: comunque l'importante è fare il bene, no? Guardandomi. Come dire, era come un discorso non fatto, ma che molti fanno. Non vado in chiesa, non faccio quello che voi dite che bisogna fare, ma la cosa essenziale la conosco: bisogna fare il bene. E questo fare il bene è l'essenziale, senz'altro. Poi a volte è difficile, nelle situazioni concrete, capire cos'è il bene, cos'è il male, nel senso di saper scegliere la cosa giusta o saper essere superiori in tutte le situazioni, alle debolezze, agli egoismi che ognuno di noi ha. È difficile sapere che cos'è la forza dello spirito e il perdono che viene dal sacramento, ma dopo tutto, se una serie di scandali di Giuda hanno ucciso questo collegamento del senso del bene di Dio e della Chiesa visibile, che cosa dobbiamo rispondere a una persona che dice questo? Io non ho risposto a nulla. Ci sono i contesti per le discussioni, ma era come un cartello, come dire: tu sei quello, tu sei un sacerdote, io sto lavorando, l'importante è fare il bene, non mi importa cosa mi puoi dire. Chiaramente c'era anche un giudizio in questo, ma anche un cartello, un proclama in qualche modo, no? Non è un caso raro, isolato, ma ne incontro tantissimo. E cerco anche di parlarne, quando è possibile, con quelli che stanno sopra di me, per dire: guardate che quello che sta accadendo è molto più grave e profondo di quello che può sembrare. E non si tratta di una nuova evangelizzazione perché il mondo ha cambiato il linguaggio. Il linguaggio che abbiamo perduto è il linguaggio dell'onestà nel comportamento, della credibilità, della sobrietà, dell'essere dei puri e veri cartelli, indicatori, come il Giovanni Battista, che dicono: ecco l'agnello di Dio, e che cercano di scomparire, perché un cartello non indica se stesso. Un cartello indica il luogo, la persona, no? Dove bisogna andare. Non siamo referenti di noi stessi. Così questa passione di Cristo, e poi a tavola si parlava, qualche parola veloce di queste cose, la passione di Cristo, il modo in cui viene tradito, mi fa pensare che ci ha messi sull'avviso, fin da subito, che questa è la strada. È la strada da percorrere a testa bassa, chi può stare in ginocchio può stare in ginocchio, con tanta umiltà, ma in ginocchio camminare, camminando verso Cristo, verso di Lui. Perché il bene non è solamente un concetto, è una persona, è Dio, che si rende visibile nel Cristo. E allora mi si dice, sempre dall'alto,
bisogna tornare a predicare Cristo. Sì, io predico Cristo, ma è il cartello indicatore che non è più un indicatore, non è più guardato come tale. E allora penso che valga davanti a Dio, perché lo sforzo di tutti coloro che credono di essere coerenti il più possibile, non c'è bisogno di mettersi in vista, tanto ci guardano e ci vedono tutti, come dico, ma di rimanere in ginocchio guardando il tabernacolo, camminando verso il Cristo, non un bene un po' astratto, noi che lo conosciamo. E se qualcuno vuole guardare dove noi guardiamo, siamo felici, non certo perché guardano noi o perché ci danno ragione, ma perché c'è questa scoperta grande che la verità, la bontà, la purezza sono valori, perché appartengono a una fonte, vengono da una fonte che è una persona viva. Giovedì Santo, che è domani, ci sarà la messa crismale la mattina, poi ci sarà la Santa Messa in Cena Domini, come si ricorda proprio l'istituzione dell'Eucaristia. Faremo l'altare della riposizione e staremo un po' a guardare Gesù mentre Lui ci guarda, quello che si chiama adorazione, che è uno sguardo d'amore. Breve o lungo che sia, non importa, deve essere però così intenso, in modo che il Cristo trovi nei veri adoratori quella pace del cuore che è quella goccia d'acqua, di frescura, che gli è arrivata mentre trascorreva la sua passione, perché lui vedeva tutti gli atti di amore vero che nel futuro avrebbe ricevuto dai cuori dei futuri credenti, fra i quali vogliamo essere anche noi, che lo hanno consolato allora e lo consolano anche ora, di tutti quegli sguardi d'amore che mancano, di tutti i tradimenti, specialmente in quelli che pesano di più, di tutti gli oltraggi. Si tratta di un'adorazione di riparazione, che non è per accusare qualcuno, ma è per rimpiazzare quelli che non ci sono, per essere lì al posto anche di chi non c'è. E questo penso sia la grande opera che noi possiamo fare. Le nostre parole hanno e avranno un futuro nel cuore delle persone, forse, solo se la nostra vita è veramente riempita di Dio, e allora diventa come una piccola candela accesa, che è piccola ma nel buio si vede. Questo noi siamo e dobbiamo essere. Sia lodato Gesù Cristo.